Ciao, sono Mitch e in questo video parliamo di curriculum. Ma prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere nessuna delle novità che pubblico ogni settimana. Qui sei su Developers Life, il canale dove parliamo della vita e del lavoro dello sviluppatore software a 360 gradi. Tema delicato oggi, parliamo di curriculum. Il curriculum è sicuramente una cosa importante da inviare alle aziende per ottenere il vostro primo lavoro o il vostro futuro lavoro. Quindi è sicuramente un argomento delicato, anche perché mentre di colloqui si può parlare tanto, il curriculum è una di quelle cose che vi permetterà o no di arrivare al primo colloquio. Cioè, se avrete un curriculum fatto bene, discretamente, probabilmente arriverete al primo colloquio, in caso contrario no. Quindi il curriculum è probabilmente la cosa più importante da fare e soprattutto da fare nel miglior modo possibile per dimostrare cosa sapete fare e che voi probabilmente siete la persona adatta alla posizione in cui vi state candidando. Partiamo subito da un presupposto: il curriculum è una cosa personale, ognuno può scegliere di farlo più o meno come vuole, può inserire più o meno le esperienze che vuole, ma ci sono alcuni, diciamo, suggerimenti che voglio darvi che secondo me sono assolutamente indispensabili per fare un buon curriculum. La prima cosa che voglio dirvi è che il curriculum è una cosa assolutamente personale, quindi nessuno potrà fare il curriculum al posto vostro. Per tale motivo è importante che capiate bene come organizzare il vostro curriculum e facciate di tutto per poi strutturarlo al meglio. Cosa importantissima, il primo grosso consiglio che voglio dare a tutti: non fate dei curriculum lunghi. Due pagine, se avete tante esperienze, secondo me sono il massimo disponibile. Questo perché? Perché un curriculum lungo tendenzialmente non viene letto. Cioè, non siete probabilmente gli unici a inviare il curriculum in quell'azienda e per quella posizione. Se il vostro curriculum è enorme, probabilmente la persona che lo riceverà lo sfoglierà velocemente e lo metterà in un angolino. Se invece il vostro curriculum è molto sintetico e arriva dritto al punto, probabilmente le vostre chance di essere richiamati saranno maggiori. Qual è la lunghezza ideale per un curriculum? Probabilmente due pagine è proprio il massimo. Sarebbe molto molto figo riuscire a rimanere in una pagina sola, ma io per primo lo trovo molto molto difficile. In relazione a questo primo consiglio, che secondo me è super super importante, arriviamo al secondo consiglio, cioè quello di non utilizzare il formato europeo. Perché? Perché il formato europeo, purtroppo, è estremamente lungo e prolisso in tutte le sue forme. Quindi il mio curriculum tradotto in un curriculum europeo probabilmente diventerebbe 3 o addirittura 4 pagine. Quindi per mantenerlo corto è molto molto meglio, secondo me, utilizzare un formato diciamo custom, quindi preparato e pensato da voi. Cosa inserisco io all'interno del mio curriculum? Chiaramente questo è il mio curriculum, quindi può andar bene in alcuni contesti o può non andar bene in altri. La prima cosa che inserisco è un breve summary su chi sono e che cosa ho fatto nella vita. Sono circa 4 o 5 righe di testo in cui spiego cosa so fare, cosa adoro fare, quindi magari il ramo della programmazione su cui mi sento più preparato e quello su cui mi piacerebbe specializzarmi, e qualche, diciamo, piccolo accenno di che cosa ho fatto precedentemente. Ad esempio scrivo: ho oltre 10 anni di esperienza lavorativa come sviluppatore software, 2 come deputy CTO e almeno 5 nella gestione di team tecnici per lo sviluppo di soluzioni software. Adoro scrivere codice, amo sia il front-end che il back-end, anche se la mia specializzazione maggiore sono i linguaggi di scripting per l'automazione dei processi e la parte di back-end, compresa la parte di creazione e disegno architetturale di codice e database. È giusto un esempio, l'ho improvvisata sul momento. Però è giusto far capire che la prima parte deve spiegare in poche parole chi siete e che cosa volete fare. Nella seconda parte metto le esperienze lavorative. Allora qui c'è una gran diatriba
chi dice mettete le ultime, chi dice mettete le più significative, anche se non ultime. Io adotto un approccio ibrido, ossia le prime due esperienze lavorative che inserisco sono le due esperienze lavorative più recenti, quindi in alto quella magari dove sto ancora lavorando e subito dopo la precedente. Ho altri due spazi all'interno di questa pagina che utilizzo per inserire altre posizioni lavorative ad hoc per la posizione in cui mi sto candidando. Ad esempio, se l'azienda per cui mi sto candidando cerca un front-end developer, in questa sezione inserisco due posizioni lavorative che possono dimostrare che ho le competenze che stanno cercando. Quindi anche se magari negli ultimi due esperienze lavorative ho fatto l'architetto, ma mi sto candidando come una posizione di front-end, nelle due posizioni bonus, chiamiamole così, aggiungo le mie esperienze lavorative come front-end developer. Questa cosa chiaramente aiuta estremamente perché non, diciamo, tralasciate alcune posizioni lavorative, questo lo capisco, ma dà subito un'idea di che cosa più o meno avete fatto nella vita inerente al posto dove vi state candidando. La domanda che qui potrebbe venire spontanea è: ok, ma io ho fatto un sacco di esperienze lavorative, dove metto le altre? Bene, le altre le puoi mettere su LinkedIn e inserire all'interno del tuo curriculum il tuo profilo su LinkedIn, cosa che io faccio alla fine di ogni sezione, tra virgolette, chiamiamola incompleta, dove non posso per forza di cose mettere tutti i dati che vorrei. Nella sezione subito successiva alle mie esperienze lavorative inserisco una tabella con delle keyword sulle tecnologie, i framework e le librerie che conosco. Questa sezione è estremamente utile. Inserisco sia le tecnologie che conosco bene, sia quelle che voglio imparare. Tralascio quelle su cui, ad esempio, non voglio lavorare. Ipotizziamo che ho anche dell'esperienza con PHP. Se voglio o accetterei di lavorare con PHP, la inserisco, altrimenti no. Perché inserire questa sezione? Qui apriamo un altro dialogo enorme. Qualcuno pensa che sia una leggenda, qualcuno pensa che sia vero. Fidatevi, è una cosa assolutamente vera. Grosse aziende, soprattutto chi riceve moltissimi curriculum, non ha il tempo materiale di leggerli tutti uno a uno. Quindi si affidano a dei software che fanno l'analisi del testo all'interno dei PDF per verificare se all'interno dei curriculum ci sono delle keyword. Ad esempio, se sto cercando uno sviluppatore Node, ipotizziamo, o JavaScript più in generale, cerco all'interno del curriculum se la parola JavaScript e Node è presente. Se sì, quel curriculum lo metto in una cartellina che poi guarderò, diciamo, a mano. Questa cosa è utile per i recruiter perché giustamente, ricevendo così tanti curriculum, non farebbero in tempo ad analizzarli tutti e quindi, se hanno delle ricerche mirate, fanno una ricerca mirata all'interno del curriculum. Vi garantisco che comunque, anche se le aziende non hanno questo software e ricevono dei curriculum che per qualche motivo non chiamano istantaneamente, li mettono da parte classificandoli con le tecnologie principali che sul curriculum di quella persona emergono. Quindi inserire le keyword da qualche parte è senza dubbio una cosa super utile e super importante. Inoltre può far capire a magari una persona tecnica a cui arriva il vostro curriculum che cosa vi piace fare, che cosa sapete fare e che cosa volete fare. Come divido questa sezione? Semplicemente metto una sezione con linguaggi, framework, librerie, database, tool, software, sistemi operativi. Su sistemi operativi chiaramente non scrivo Windows o Linux, ma scrivo ad esempio dei sistemi operativi che conosco, ad esempio per l'utilizzo in server di software, che ne so, CentOS o che ne so, altre distribuzioni. Se magari conosco Windows Server o cose di questo tipo, e se so sostanzialmente metterci mano. In questa sezione, come detto, solo keyword, quindi linguaggi, PHP, virgola, JavaScript, virgola, Java, virgola, eccetera, eccetera. Ok, altra sezione del curriculum. Questa è una cosa che faccio io, nel senso non so se se è utile oppure no. Tengo molto curato il mio profilo su LinkedIn, quindi sul mio profilo LinkedIn trovate le mie esperienze lavorative, ma anche le raccomandazioni dei colleghi e la conferma delle competenze, che chiedo a chiunque ha lavorato con me, diciamo direttamente. In questa sezione del curriculum, quindi, chiedo ai colleghi sostanzialmente di indicarmi
ed iscrivermi delle recensioni su LinkedIn. Le migliori e le più inerenti alla posizione per cui mi candido le riporto all'interno di questa piccola sezione del curriculum che ho creato ad hoc. Perché lo faccio? Lo faccio perché se l'azienda per cui mi candido sta cercando una persona molto brava a gestire team, ad esempio, io posso scorrere le mie recensioni, trovarne una in cui la persona che l'ha scritta dice che sono un compagno di team affidabile, amo gestire le cose, sono una persona super organizzata, la prendo e la copio con tutti i riferimenti del caso. Anche in questa sezione dico che se si vogliono vedere maggiori recensioni su di me è possibile andare a LinkedIn col link per accedere al mio LinkedIn. Ultima sezione che inserisco, come tutti, quella dell'istruzione. Nel mio caso inserisco il mio diploma di scuola superiore e i miei corsi singoli all'università, con una media delle votazioni e i corsi superati. Diciamo che la sezione di istruzione è molto molto utile se siete alla prima esperienza, quindi se siete alla prima esperienza probabilmente è la cosa più grossa che avete all'interno, diciamo, della vostra, del vostro bagaglio culturale. Ma col passare del tempo probabilmente diventerà una sezione un po' meno importante, perché chiaramente questa qua verrà, diciamo, rimpiazzata dalle competenze e dai lavori che avrete fatto nel frattempo. Allora, ricordatevi una cosa: il CV deve essere una cosa chiara, deve essere una cosa immediatamente leggibile. Dovreste darlo a una persona che non capisce nulla del nostro mondo e capire se quella persona in realtà ha capito più o meno di cosa vi occupate oppure no. Questo passaggio è fondamentale perché non sempre le persone che la prima volta analizzano il vostro curriculum sono tecniche o hanno idea di dettagli. Magari sono state istruite, ma non, è chiaro che non essendo nel settore alcune cose potrebbero sfuggirgli. Volevo aggiungere una cosa super super importante, che è quella sul fatto di cosa scrivere all'interno di ogni esperienza lavorativa. Le esperienze lavorative va bene mettere il nome dell'azienda, va bene mettere la data di inizio e di fine del vostro lavoro presso quell'azienda, il vostro ruolo, quindi era un junior developer, un developer, un lead, un architect e così via, ma soprattutto una cosa che a me piace fare è specifico qual era l'obiettivo del team in cui lavoravo. Quindi ad esempio il mio team si occupava di creare software per l'analisi di metriche e statistiche ricavate dai social network, e nello specifico il mio ruolo era quello di definire le soluzioni tecniche e tecnologiche, gestire il team e revisionare il codice scritto dagli altri membri del team. È giusto un esempio come sempre, però è giusto per darvi un'idea che è importante sapere sia cosa facevate voi, sia in che contesto e qual era l'obiettivo che all'interno del vostro team avevate. Non esistono molti altri consigli che riesco a darvi sul curriculum, questo perché, come dicevo, è una cosa super personale. Tenete sempre in considerazione però che se vi state candidando per posizioni particolari, ad esempio front-end developer, designer, cose così, l'aspetto del vostro curriculum probabilmente è super super importante. Nel caso di posizioni un po' più, passatemi il termine, back, quindi back-ender, analisti o non lo so, data manager, cose di questo tipo, probabilmente l'aspetto non sarà essenziale, tuttavia curarlo è segno di come dire, attenzione verso l'azienda a cui vi candidate. Altri consigli generici: il curriculum non va mai mandato, cioè teoricamente nella vostra vita non dovreste mai mandare due curriculum uguali a due aziende diverse. Perché? Perché il curriculum deve essere personalizzato per l'azienda a cui lo state mandando. Questo fa sì che non potete mandare il vostro CV a pioggia a chiunque, ma dovete personalizzarlo da azienda ad azienda, perché le cose cambiano. Se vi state candidando come front-end developer da una parte, probabilmente è necessario inserire delle informazioni che non è necessario inserire da un'altra parte. Quindi CV diversi per aziende diverse. Altra cosa, io inserisco la foto, inserisco tutti i miei riferimenti, questo non dimenticatelo. Cioè non dimenticate di inserire il vostro nome e cognome su ogni pagina del curriculum e soprattutto i vostri riferimenti come numero di telefono, email e profilo LinkedIn all'interno della prima pagina. Personalmente inserisco anche una fotografia, ma questa è una cosa che dipende esclusivamente da voi.
Bene, detto questo, spero di esserti stato utile e spero di averti dato qualche suggerimento. Ti ricordo di iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti nessuna delle novità che pubblico ogni settimana. Infatti ti ricordo che pubblico 3 video a settimana più una live nel weekend. Ti ricordo di condividere il contenuto e il canale se pensi che possa essere d'aiuto al tuo network. In questo modo mi aiuterai tantissimo a crescere e già da ora ti ringrazio. Ti ricordo di mettere like se il contenuto ti è piaciuto e di scrivere nei commenti qualsiasi dubbio, perplessità o feedback o, in questo caso, altri suggerimenti che daresti a una persona che vuole scrivere il suo primo curriculum nel miglior modo possibile. Detto questo, ti ringrazio come sempre per avermi ascoltato fino a questo punto. Ciao e alla prossima!